Che cosa significa per te lessico avanzato? Ciao, sono Irene e sono la fondatrice di bestitalianclasses.com, una scuola di italiano avanzato per studenti che già hanno un buon livello e che vogliono continuare a migliorare. In descrizione trovi il link per provare gratis per una settimana tutti i miei corsi disponibili. Oggi voglio parlare con te di lessico perché per me il lessico è sempre stata un'ossessione. Probabilmente è il motivo per cui sono diventata un'insegnante di italiano per stranieri. Io parlo altre due lingue, parlo inglese e francese, e mi rendo conto benissimo che quando si arriva a un buon livello, si riesce a comunicare tranquillamente. La parte più importante da migliorare è il lessico, per un motivo molto semplice e che io dico sempre a tutti i miei studenti. Più lessico hai, più strategie hai per dire quello che vuoi dire veramente. Quindi il lessico è fondamentale. Aggiungere lessico al tuo italiano è come aver costruito una casa, che però è vuota, e cominciare a decorarla, a renderla bellissima. Però mi è venuto un dubbio e quindi è per questo che oggi voglio farti questa domanda: che cosa significa lessico avanzato secondo te? E questo dubbio mi è venuto perché quando io dico lessico avanzato non parlo di lessico settoriale, specialistico, di alcuni settori particolari, dell'economia, della scienza, della matematica, del cinema, eccetera, eccetera. Il mio scopo non è insegnarti a parlare di un argomento specifico. Il mio scopo è farti andare oltre il tuo vocabolario di base, arricchire il tuo lessico con delle categorie che gli italiani usano tutti i giorni, ma che normalmente gli studenti stranieri non riescono a recepire, molto spesso non arrivano nemmeno ad usarli, questi vocaboli, questi termini, queste categorie di lessico. E tutto questo sempre secondo il principio che più possibilità hai per dire una cosa, e per dire una cosa ci sono sempre decine di possibilità diverse, e più hai la probabilità di dire veramente quello che vuoi dire. Lo ripeto un'altra volta, ho già detto questo concetto, ma per me è importantissimo perché credo che questo sia un problema di tutti quelli che parlano un'altra lingua, cioè molto spesso ci arrendiamo, lo dico anch'io per me, a dire una cosa non esattamente come la vorremmo dire. Ecco, avere più lessico significa avere più probabilità di dirla proprio come la vogliamo dire e come la diremmo nella nostra lingua. Quindi, intanto volevo farti riflettere sulla tua definizione di lessico avanzato. Che cosa pensi quando dico lessico avanzato? Ma poi volevo anche aiutarti a definire queste categorie. E non solo volevo fare una lista con te, ma ho anche per te e per tutta la mia community due strumenti in regalo utilissimi per cominciare a collezionare questo lessico. Trovi il link in descrizione e sto parlando della mia guida al tuo italiano wow e del raccoglitore di lessico avanzato. Sono assolutamente gratis e li puoi scaricare iscrivendoti alla mia newsletter. In realtà io voglio parlarti proprio di quello che trovi all'interno del raccoglitore di lessico. Il raccoglitore di lessico è un foglio Google che ti serve a non perdere tutto il lessico che trovi attorno a te quando leggi, quando ascolti qualcosa, quando guardi un video in italiano.
quello che senti di nuovo in queste occasioni è come un tesoro. Deve essere raccolto, collezionato. E quindi io ho creato il raccoglitore proprio per darti uno strumento, per mettere da qualche parte, un po' come una monetina in un salvadanaio, il lessico nuovo. Perché il lessico nuovo va collezionato come un tesoro. Nel raccoglitore di lessico trovi delle categorie per fare ordine, come mettere le cose giuste nei cassetti giusti. Queste categorie non coprono tutto il lessico italiano, che è praticamente infinito, ma saper padroneggiare bene queste categorie sarebbe per te già un traguardo enorme, vorrebbe dire essere vicinissimo alla fluenza. Quindi ecco le categorie. La prima categoria importantissima sono le espressioni idiomatiche. È un gruppo enorme, infinito, anche perché in qualche modo ne comprende molte altre. È idiomatico tutto quello che non è letterale, quindi tutto quello che ha un significato diverso da quello apparente, e in un certo senso quindi molte altre categorie sono idiomatiche, e è appunto un gruppo infinito di lessico. Perché sono importanti le espressioni idiomatiche? Non sono importanti soltanto per darti quella bellissima sensazione di usare un'espressione idiomatica correttamente, ma sono importanti perché aumentano tantissimo la tua comprensione. Pensaci bene, sicuramente sei stato in questa situazione in cui capivi quasi tutto di quello che sentivi in italiano e poi un'espressione idiomatica ti ha impedito di continuare a comprendere. Ti è successo, vero? Come dicevo, le espressioni idiomatiche sono potenzialmente infinite, e quindi il mio consiglio, e anche quello che puoi trovare nel raccoglitore di lessico, è dividerle per categorie. Queste categorie possono essere il cibo, gli animali, gli elementi naturali. Ci sono molte espressioni idiomatiche anche legate alla religione o alla spiritualità. Sono veramente infinite le possibilità. L'importante è cominciare a raccoglierle. Seconda categoria importantissima per arricchire il tuo lessico è quella dei verbi pronominali, che sono tutti quei verbi che insieme ad un pronome formano un significato diverso, quindi anche un significato idiomatico. I pronomi di solito sono ci, ne, la o lo, o addirittura una combinazione di più pronomi, come per esempio il verbo farcela, dove troviamo il pronome ci e il pronome la. Sono una categoria essenziale, difficile da usare, soprattutto perché bisogna combinare diversi pronomi e quindi a volte è un puzzle da fare la frase, non si sa mai dove mettere i pronomi. E i verbi pronominali sono una delle mie ossessioni di insegnante di italiano. Trovi nella mia scuola un corso interamente dedicato ai verbi pronominali. L'altra categoria di verbi di cui molti non conoscono nemmeno l'esistenza sono quelli che si chiamano verbi sintagmatici. Conoscere i verbi sintagmatici ti aiuterà tantissimo a parlare come parlano gli italiani, ma anche in questo caso ad aumentare la tua comprensione. I verbi sintagmatici sono tutti quelli che si formano con un verbo, di solito un verbo molto comune, e un avverbio. Ti faccio un esempio: mandare giù, tirare via. Questi sono verbi sintagmatici. Anche su questi verbi c'è un corso intero nella mia scuola online, che quindi puoi iniziare a fare gratis, ma sono comunque una categoria
che trovi all'interno del raccoglitore e sono divisi in base all'avverbio. Quindi puoi cominciare a ascoltarli, sentirli, collezionarli all'interno del raccoglitore insieme ai tuoi appunti. Altra categoria enorme, ma importantissima, sono tutte quelle che si chiamano locuzioni. Una locuzione è una parola, quindi un'unità di significato che però è composta da più parole. Le locuzioni possono formare un nome, un aggettivo, un verbo, un avverbio. Ti faccio un esempio. Il ferro da stiro è una parola composta da tre parole, quindi è una locuzione nominale. Il ferro da stiro. Altro esempio, per esempio le locuzioni avverbiali, che nessuno prende in considerazione ma sono importantissime. Ad esempio, alla svelta, fare alla svelta. C'è una preposizione articolata e un aggettivo che formano un blocco con un significato che è una locuzione. Trovi ovviamente i fogli sulle locuzioni già pronti nel raccoglitore di lessico. Poi ci sono altre due categorie che di solito non vengono prese in considerazione nei corsi tradizionali, ma che sono fondamentali per aumentare la comprensione, e sono i proverbi e le frasi fatte. Qual è la differenza? Nel proverbio di solito si trova una piccola storia. Mi viene in mente: a caval donato non si guarda in bocca, che significa che non, quando qualcosa è regalata non deve essere giudicata, ma deve essere solo apprezzata. E invece le frasi fatte sono delle piccole frasi che si usano così come sono, non c'è bisogno di modificarle. Faccio un esempio, la frase chi c'è c'è, chi c'è, che è la frase che si dice quando si prende una decisione senza aspettare nessuno. Chi c'è, andiamo a cena, chi c'è. Questa è una frase fatta. Queste due categorie non le trovate nei corsi tradizionali, ma sono fondamentali per aumentare la vostra comprensione della lingua italiana parlata veramente. E nella mia scuola trovi un corso dedicato ai proverbi con gli animali. Ultima categoria di quelle che trovi nel raccoglitore di lessico, e in realtà potremmo continuare ancora a parlare del lessico fino a domani tranquillamente, ma l'ultima categoria sono le parolacce, le volgarità. Ovviamente non ti sto invitando a parlare l'italiano in maniera volgare, ma se vuoi veramente capire gli italiani è fondamentale sapere le parolacce, come per tutte le lingue, soprattutto in alcune situazioni sociali in cui devi capire se la persona con cui stai parlando ti sta offendendo oppure no. Per questo motivo trovi le parolacce come una delle categorie del raccoglitore di lessico. Ovviamente ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, perché il raccoglitore di lessico è un file da scaricare. Una volta che l'hai scaricato, che hai fatto la tua copia, è tuo, quindi nessuno può vedere cosa ci scrivi e puoi fare tutti i tipi di appunti che vuoi. Non c'è nessun tipo di giudizio su come usi il raccoglitore di lessico e su come vuoi modificarlo anche in base alle tue abitudini di studio. Bene, io spero di averti dato ottimi spunti per migliorare il tuo italiano. Ti aspetto nei prossimi video. Se non sei ancora abbonato al mio canale, fallo subito per arricchire il tuo italiano. In descrizione ti scrivo anche come possiamo rimanere in contatto e come puoi ottenere subito gratis la guida al tuo italiano wow e il raccoglitore di lessico avanzato. Buono studio, buon italiano, ciao, alla prossima!